fare. Del centro-sinistra che hanno governato il 70% dei comuni di questo paese. Di dare attenzione ai tanti e tanti iscritti militanti, rimettere al centro del partito, dal centro gli iscritti, i militanti, i circoli, e questo è veramente un punto da cui dobbiamo ripartire. Per il calore, grazie per l'affetto, grazie per quello che avete fatto e state facendo e quello che proveremo a fare andare a domenica sera. È evidente che il vento non ha proprio piegato le nostre vele in questi mesi, a partire dalla sconfitta delle politiche lo scorso anno. Eppure anche tra gli iscritti è andata molto meglio di come immaginavamo. Io mi ricordo che si diceva magari superassimo i 100.000 iscritti che vanno a votare, in realtà abbiamo superato le 150.000 persone e credo che sia stata una bella prova di democrazia. Se mi permettete, un ringraziamento a tutti i volontari e le volontarie che hanno tenuto aperto i circoli e i luoghi dove si è potuto votare, e un ringraziamento a tutti quelli che lo faranno ovviamente domenica prossima. Partito Democratico, e ognuno di noi ci ritrova anche la propria storia. Io, lo sapete, vengo da una famiglia molto umile, di gente che non ha potuto studiare, erano orgogliosamente militanti e iscritti al Partito Comunista Italiano. A casa mia il riferimento si chiamava Enrico Berlinguer e io ne vado orgoglioso, non ho nulla di cui vergognarmi. Il Partito Democratico non ci può essere. Da soli non ce la possiamo fare, l'abbiamo visto alle ultime elezioni politiche. Se fosse così facile, ad ogni sconfitta uno cambia il nome e vincerebbero tutte le elezioni la volta dopo. Io non penso che ci votano per come ci chiamiamo, ci votano per ciò che percepiscono noi facciamo o possiamo fare. Però io penso, senza cambiare il nome, che il nostro vero obiettivo è essere giudicati e ritenuti la più grande forza laburista di questo paese, il lavoro come nostra ossessione. Lasciare tutto indietro, andare, partire per ricominciare, non c'è niente.